Thank you E dunque, Adesso parliamo di, parliamo di Trusted Environment e abbiamo qui con noi CFO di Fabiana Filippi, Andrea Gubinelli. Benvenuto Andrea, grazie di essere con noi. E abbiamo con noi anche Alessandro Originale, leader Fashion per WorldPay, uno dei più grandi, se non il più grande, eh, player di pagamenti online che c'è nel mondo. Benvenuto Alessandro, benvenuto Andrea e facciamo che sto in mezzo prego dunque sì diciamo che abbiamo appena parlato della sfida di rendere visibile quello che è il made in Italy no? di rendere tangibile quello che c'è dietro al prodotto un prodotto che Fabiana Filippi sappiamo è un prodotto che va molto bene un'azienda che è riuscita a crescere in modo solido e continuativo negli ultimi anni ma eh, diciamo eh, da un certo punto di vista produce in Italia dunque eh, diciamo c'è tutto un rapporto di trust che si crea con i propri fornitori e che poi a cascata alla fine uno garantisce sul, sul cliente finale. Per voi cosa vuol dire, Andrea, e tu che rappresenti il lato finanziario ma non solo dell'azienda, creare un contesto di fiducia con i propri fornitori, di fiducia che sia poi da un certo punto di vista trust nella sostenibilità nei confronti del, del consumatore finale? Innanzitutto, eh, buonasera a tutti e grazie Mark per, per la domanda. Sì. Eh, per noi il concetto di fiducia diciamo che eh, segue, segue un po' il discorso della, della sostenibilità, chiaramente no? si aggancia. Perché eh, effettivamente c'è un discorso di, di, dell'immagine che l'azienda dà a, verso l'esterno di come comunica, ma poi si deve sostanziare anche in quello che l'azienda fa concretamente. No? E, e quindi e, e questo mi aggancio appunto al discorso della sostenibilità che è un tema molto un trend molto importante eh, l'abbiamo trattato e toccato in più più, più panel di questa, mh, di questa giornata e effettivamente eh, questo tipo di, di tema eh, noi, noi abbiamo cercato di, di, di renderlo parte della strategia aziendale. E di dargli una concretezza, perché tutti i settori sono impattati, la moda diciamo ne è fortissimamente impattata. Il cliente è sempre molto più attento a questo tipo di, di, di situazioni. Faccio qualche esempio concreto: insomma, come, come siamo riusciti, abbiamo provato a tradurre la sostenibilità in azioni concrete. Quindi nelle sue edizioni è Environmental Social and Governance. Eh, penso alla diciamo, lean manufacturing è stata già. Diciamo che l'azienda da sempre ha un po' ehm, posto l'accento e l'attenzione su questi aspetti. Eh, appunto La lean manufacturing è stata introdotta negli anni 90, quindi la, la riduzione degli sprechi, il, il metodo del fully fashion knitting eh, per a, mh, cercare di minimizzare gli scarti. Nel 2012 è stato introdotto il fotovoltaico, quindi è eh, revisione dei processi per la riduzione dell'acqua del, dell piuttosto che delle, delle energie. E, e, e poi c'è tutto un tema appunto dell'adesione del carbon footprint, piuttosto che eh, le collezioni, prima si diceva il prodotto è il primo eh, driver, no? il primo che comunica se l'azienda è sostenibile o meno. Beh, il 42% delle nostre collezioni sono con materiali sostenibili. Oppure penso al packaging, alle labels, alle, eh, alle grucce, che, che sono anche questi tutti dei materiali sostenibili. E, dal punto di vista per esempio della parità di genere e di inclusione il 76% della nostra forza lavoro è, è di genere femminile e il 33% è sostanzialmente donna come dirigente. E, 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 e poi diciamo, abbiamo lavorato tantissimo anche dal punto di vista della governance. Prima l'abbiamo toccato con altri, con altri relatori autorevoli, e dove effettivamente abbiamo introdotto nel board dei, degli amministratori indipendenti di, di altissimo standing per un'azienda comunque che, che sta crescendo che tocca quasi 100 milioni. Insomma, quindi una media azienda che sta, che sta cercando di andare verso le, le best practice. Abbiamo lavorato sul modello 2-1, quindi il modello organizzativo, il discorso del risk assessment per, per pratiche di risk management, quindi con tutte le funzioni e andando a coinvolgere tutti i manager delle prime linee aziendali per poter poi andare a trovare i punti dove si poteva migliorare e per poi portare avanti questo tipo di, di progetti. E eh, non ultimo, di cui sono diciamo, particolarmente contento perché l'abbiamo sponsorizzato col team. Un, un progetto molto bello secondo me il supply chain finance il confirming dove sostanzialmente è stata data la possibilità ai nostri fornitori, fino adesso abbiamo parlato di filiera, ai nostri fornitori della filiera eh, di poter scontare le fatture messe verso di noi quasi a vista e quindi emettono la fattura verso Fabiana Filippi, Fabiana Filippi poi non paga i fornitori ma paga direttamente la banca che a sua volta l'ha già scontato eh, il, la, la, la partita commerciale quindi magari se la fornitura sarebbe stata non lo so, 60 giorni magari dopo 10 giorni ce l'hanno sul conto corrente i, i fornitori. E, e mi piace diciamo, ricordare che abbiamo fatto questo in tempi non sospetti nel 2021, dove magari i tassi non erano così alti anche dal punto di vista finanziario. e I fornitori erano anche in sofferenza. Esattamente, no? esattamente. quindi questo ha dato molto respiro, devo dire, a, a, a tante piccole realtà, oggi circa 40, più di 40 aziende eh, contribuiscono a, questa, a questo tipo di, di iniziativa, sono molto soddisfatti, c'è stato tanto lavoro dietro perché comunque sia, c'è cioè un punto di vista tecnologico, contrattuale, eh, l'engagement di tutti i fornitori sostanzialmente nel spiegare l'iniziativa, però... Eh, diciamo gli abbiamo dato un po' di respiro finanziario, no? li abbiamo aiutati e, e queste sono quelle attività che poi creano quella fiducia di cui parlavamo no? eh, perché sanno che, che entrando magari eh, in una partnership con Fabiana Filippi c'è questo tipo di possibilità. Dunque, diciamo che come capofiliera avete preso su serio la vostra responsabilità da capofamiglia da un certo sì. punto di vista, avete e, permesso e alle ultimo. aziende di rifinanziarsi e non ultimo lo fanno a un tasso che è il nostro tasso. Esatto. E, e, e questa non è una cosa banale, perché sostanzialmente se andassero da soli magari piccole aziende gli applicherebbero le condizioni magari. molto più alte, sì. ma anche di 5-6 punti di scarto. Per cui ecco, eh, non fa castelletto bancario tecnicamente, quindi voglio dire una fonte diversificata di finanziamento, quindi eh, sono quelle operazioni win-win che, che, che ci piacciono. Perfetto, grazie. Grazie Andrea, mi piace molto un CFO che spiega la sostenibilità. Come si, come, si, come si fa concretamente, no? concretamente, al di là, perché questi erano tutti temi, diciamo, concreti, e eh? mi è piaciuto molto. Grazie, Andrea. Torno poi subito a te. Stiamo parlando di finanza, eh, Alessandro, e ovviamente voi, WorldPay, transate. Trilioni, se non sbaglio, di dollari nel mondo. Non mi chiedere quanti numeri sono perché mi fai fare una figuraccia. <ride> e vabbè, comunque, lo sono soldi vostri, passano e li ripassate a qualcun altro. Giusto? Assolutamente. E diciamo, diciamo che cosa vuol dire per voi, perché alla fine voi poi siete sull'ultimo pezzettino, no? il pezzettino dove poi arriva il prodotto pregiato fatto dall'azienda made in Italy, fatta da una catena di fornitori che magari sono fidelizzati, che si impegnano, che alzano i standard anche ambientali eccetera, ma poi questo trust deve passare al consumatore finale, cioè se il consumatore finale poi non si sente veramente sicuro di, di interagire con quello giusto, di essere preso su serio, che il suo pagamento venga anche accettato quando già lo si conosce, magari si fanno dei danni nonostante tutto ciò che l'azienda ha fatto e voi interagite proprio su questo step. Come lo fate? Intanto Mark ne approfitto per ringraziarti dell'opportunità di essere qua davanti oggi, quindi prima di tutto complimenti a, qua, complimenti a Fashion Magazine per questo meraviglioso evento in questa fantastica location davanti a un'audience di questo tipo. Tornando al tema quindi di costruzione e creazione di quello che è un ecosistema di fiducia. Qual è il ruolo poi di fatto, no, la domanda, qual è il ruolo di un merchant acquirer o di un payment provider o di entrambi, nel caso di Workpay, perché siamo entrambi, e le responsabilità in ottica di creazione appunto di questo ecosistema di fiducia in questa parte della smile che spesso e volentieri viene un pochino trascurata. La, due principalmente sono le responsabilità, la prima di carattere più finanziario appunto garantire quello che è un ottimo tasso di accettazione degli importi di pagamento, delle transazioni di pagamento e gestire nella maniera più corretta e compliance possibile quello che è il trasferimento degli importi delle transazioni dai consumatori finali siti web, telefoni, orologi, palmi delle mani, anche ultimamente anche i palmi delle mani, fino ad arrivare a quelle che sono le aree di tesoreria e quindi i conti bancari dei nostri clienti. E già qui, quando si gestiscono le finanze altrui, una buona dose di fiducia, credo che sia la base di tutto, Andrea magari da CFO può, può dirla sua a riguardo, in che modo si arriva a questo livello di fiducia con la bontà delle soluzioni, la qualità del, del livello di servizio, creando opportunità di maggiore conversione, quindi di aumento delle proprie vendite, riduzione di quelli che sono i costi e così via dicendo. Ma abbiamo un altro ruolo e un'altra responsabilità, un po' più emotiva, un po' più legata di fatto a quella che è la fiducia verso il consumatore finale, ovvero quello di andare a creare un'esperienza di checkout insieme ai nostri clienti, quindi andarla a disegnare e creare insieme un'esperienza di checkout che dia un'ulteriore opportunità di fidelizzazione, di senso di attaccamento da parte del consumatore finale verso il proprio brand, no? verso l'azienda che ha scelto prima di intraprendere quel percorso di acquisto. Quindi di che ecosistema stiamo parlando? Stiamo parlando di un ecosistema che è composto da noi fornitori del servizio, abbiamo parlato di fornitori con Andrea, dai nostri clienti, ovvero i brand, e dai clienti dei nostri clienti, ovvero il consumatore finale. Ma poi di fatto quali sono gli strumenti che utilizziamo in WorkPay? Su cosa facciamo leva? Nel nostro caso su 46 miliardi appunto, di transazioni di pagamento all'anno. Cross industry, Briciolini. regionale... Poi non ho parlato di importi, sono numeri di transazioni. Questo ci dà un grande vantaggio e ci consente di condividere un questo grande vantaggio con i nostri clienti, ovvero quello di avere a disposizione non soltanto dei semplici dati di pagamento, come si vuole pensare, no? qual è l'APM che usi di più, qual è il Banaio PayLetter che usi di più, ma dati che se... Elaborati e utilizzati per alimentare quelli che sono, abbiamo parlato nei panel precedenti, gli algoritmi di machine learning o i servizi di artificial intelligence sulle quali costruiamo le nostre piattaforme, i nostri servizi, ci permettono di conoscere e permettono quindi ai nostri clienti di conoscere e soprattutto riconoscere quelle che sono le abitudini di pagamento dei propri clienti, quelle del consumatore finale, quelle che sono le nuove abitudini di pagamento, quelle che sono le aspettative all'interno di questa piccola parte della last mile che è la checkout experience. E quindi ci dà la possibilità appunto di mettere i nostri clienti in una condizione di conoscere e personalizzare l'esperienza di checkout in modo tale da far percepire questa vicinanza e questa conoscenza e questo riconoscimento di magari quelle che sono nuove abitudini di pagamento dei nostri consumatori. Ed è normale pensare che una volta che ci si sente compresi, conosciuti e si sente questa compressione e vicinanza da consumatore finale, da parte del brand nei confronti del consumatore finale, la strada che porta poi alla fiducia e all'ecosistema di fiducia in questo segmento a tre tra fornitore e servizio di pagamento. Brand o merchant, come in gergo vi chiamiamo, e, e consumatore finale, sia una strada molto più veloce e molto più è semplice. e Immediata. C'è cioè, una frase, Mark, permettimi, ti rubo 10 secondi, più, che, che è abbastanza divertente, che utilizzo spesso nelle conversazioni con i nostri clienti o i nostri prospect, ovvero che ad oggi quello di garantire un'esperienza di checkout che sia la più vicina possibile a quelle che sono le abitudini e le aspettative dei nostri clienti, e più al passo coi tempi perché sono in costante cambiamento, non sia più di fatto un lusso per rimanere in tema con l'industry, ma sia sempre di più una necessità per arrivare al consolidamento di quello che è il rapporto di fiducia. Bene, beh un mondo, si apre un mondo e si capisce che c'è molto valore che si crea e bisogna anche capire come eh, diciamo idealmente eh, portare a casa il massimo valore possibile. No? Assolutamente. Benissimo, grazie Alessandro. Direi che il secondo giro lo, lo stringiamo un pochino, dato che siamo stati esaustivi, non penso ne meritasse veramente anche l'argomento. Eh, Insomma, eh, diciamo, avete un, uno sforzo di sostenibilità importante e avete anche creato operazioni eh, di omnicanalità, no? eh, C'è cioè un, un brand che alla fine coltiva il suo rapporto con la sua Fabiana Filippi, no? la Fabiana Filippi, La cliente Fabiana Filippi, diciamo così, perché alla fine siete un brand di women's wear, women's wear voluto, eh, di, di tipologia cashmere, no? mondo, mondo, così, colori naturali, cioè, eleganti. Eh, molto in linea anche col sentiment del momento. E, insomma, eh, diciamo com'è che si tiene in piedi poi questo rapporto? Com'è che non si perde questa cliente? Com'è che la si coccola un pochino anche quando sei un'azienda che immagino siate ancora in primi sul sale? Sì. Ehm, voglio fare un passo indietro. Ti, ti, ti devo dare due o tre minuti. Sì. Eh. sì. sì. Dobbiamo parlare evidentemente di customer experience. Sì. Customer experience dove, dove si, come si coccola la domanda è: si fa un ascolto attivo, quindi si cerca di recepire i feedback, si curano i tre momenti. Sostanzialmente eh, dove do, non solo la fase di acquiring e, e la fase di retention, ma è il prima durante e il dopo. Il prima dove magari si va a. a, a per intercettare le aspettative della cliente il durante magari con una selling ceremony andando a, a creare l'emozione dell'acquisto e il dopo fissando bene eh, nella testa l'acquisto, nel senso, eh, l'esperienza cercando di renderla il più facile possibile. Per questo chiaramente l'omnicanalità aiuta il discorso CRM e omnicanalità integrati sicuramente aiutano, aiutano a questo tipo di, di attività. Ci deve essere evidentemente una necessità di ehm, interconnettere e rendere sempre più eh, in sinergia i canali offline e i canali online, e, e anche qui abbiamo cercato di fare delle, delle azioni concrete. Eh, bisogna chiaramente cercare di eh, essere consistenti su eh, prezzi, proposte e timing, perché evidentemente va fatto un allineamento tra, tra i canali e. Ehm, introdurre dei meccanismi tipo il Buy Now e Pay Later che prima avevamo, avevamo menzionato, eh, conoscere il, il cliente, quindi fidelizzarlo, fargli delle proposte anche tramite canali digitali eh, specifici. Eh, andare a conoscere la sue historia di acquisto, eh, magari proporre con strategia di upselling e cross-selling e, e tutto questo diciamo, aiuta a eh, fare, mh, diciamo, curare il rapporto con il cliente e allo stesso tempo andare a fare eh, marginalità per l'azienda, nel senso perché comunque sia, poi come dicevamo prima, i numeri devono funzionare. Per cui è, è, utile, è utile questo tipo di, 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 di attività che si fa solo però partendo dall'esperienza col cliente e, e metterlo al centro della, della strategia sostanzialmente. Beh, devo dire straordinario Andrea perché non ho mai sentito un CFO parlare così appassionatamente e dettagliatamente sia del mondo sostenibilità sia nel mondo dell'omnicanalità e dunque digitale in, in senso ampio. Ti ringrazio. Complimenti e insomma, eh, insomma molto, molto, molto interessante perché in eh, effetti questi sono proprio i due grandi temi strategici della trasformazione che sta vivendo la industry e in cui domani eh, diciamo penso i numero uno delle aziende debbano, debbano sapersi cimentare dunque grazie Andrea per la tua testimonianza passo la palla ad Alessandro anche a te eh, do i 2-3 minuti esatto 2,5 e allora, domanda molto secca, com'è che si può risparmiare non o comunque portare a casa più transazioni senza perdere i clienti, sul, diciamo non è l'ultimo miglio, questo è proprio l'ultimo millisecondo. L'ultimo millisecondo, corretto. Esatto. Vado rapido a conscious of time, quindi parlo, vado direttamente su quelle che sono le aree in cui stiamo lavorando di più e stiamo investendo di più in Warpay proprio per andare a guadagnare quel pezzettino in più che oggi stiamo perdendo proprio perché non si hanno gli strumenti per conoscere e riconoscere eventuali abitudini d'acquisto che possono sembrare rischiose e quindi, giusto perché il tema è anche prosperare in un ambiente sicuro, da merchant e da prima provare non ci si senta sicuri nel procedere nel mandare avanti quella transazione. Un canale soprattutto, e ciò non significa che non stiamo lavorando su tutti sì, i canali, l'omnicanalità, sappiamo benissimo quella che è l'importanza, il canale online. Perché il canale online? Perché di fatto è il canale in cui non c'è una vera e propria interazione fisica. No? Ed è umano pensare che laddove non c'è un'interazione fisica si ha un po' più di paura di fidarsi, avversione a quello che è il rischio. Cioè, se il cliente lo perdi lì magari lo perdi senza neanche accorgersi. Esatto, o magari si parte già un po' più prevenuti perché non si sa di fatto chi c'è dall'altra parte, non c'è quel rapporto fisico e quell'esperienza d'acquisto fisica che c'è nei negozi. Dunque come esatto. evito di perderlo? Do due dati e poi do il motivo. Ad oggi sull'online il 10% delle transazioni... E-commerce, quindi di pagamento, viene preventivamente rifiutato per i motivi di cui abbiamo parlato, perché non si hanno dati a sufficiente per riconoscere quelli che sono i comportamenti d'acquisto recenti dei clienti. Cioè si suppone una frode: si suppone una frode o si è troppo rigidi nei criteri di rischio quando in realtà dati alla mano, soltanto l'1% sono di fatto transazioni di rischio. Quindi come si va a lavorare qua? Si va a lavorare sfruttando quella che è la potenza del dato, alimentando quelli che sono gli algoritmi di AI o di machine learning sul quale noi costruiamo le nostre piattaforme in modo tale da mettere i nostri clienti in una posizione di prendere decisioni in maniera più sicura, avendo più dati a disposizione. E se già si, si raggiunge questo, questo delta del 9% viene drasticamente ri, ridotto. Quindi liberando sia, dando sia opportunità di revenue in più, quindi chiaramente benefici economici perché sono vendite perse altrimenti, e dall'altra parte di, tornando al tema della fiducia, mostrare questa fiducia e questa conoscenza e vicinanza e riconoscimento del proprio consumatore finale. Dunque, dunque stiamo parlando di un fatto che se orchestri bene quest'ultimo pezzo... Puoi fare subito fino al 9% di fatturato in più, prima cosa, e poi non oso pensare quel 9%, quanti di questi ne perdi che poi non compreranno mai più perché dicono questo: io ho comprato il negozio, non mi riconosce manco più, vado dal competitor. Esatto, arrivi ciao. da un'esperienza di negozio favolosa, magari. In via della Spiga da Fabiana Filippi, in cui hai comprato un abito per questa cerimonia con tua moglie due settimane fa. Beh, ma loro sono eccellenti, dunque non saranno loro l'esempio. Dopo tre giorni <ride> entri sul loro sito. Andrea, non è il vostro caso, perdonami, ti sto strumentalizzando, non è il tuo caso. Entri sul sito e ti viene impedito di procedere con l'acquisto. Come ti senti? È normale pensare che quel rapporto di fiducia può essere impattato. Benissimo. Dunque, grazie, grazie per la vostra fiducia, grazie per essere venuti qua. E passiamo subito a un panel molto dinamico. Grazie.